Ciao a tutti, io sono Chiara e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi voglio farvi vedere i libri che ho intenzione di leggere durante questo periodo di quarantena. Io e la mia amica Eleonora di Vivere tra le righe abbiamo deciso di iniziare un po' a smaltire la nostra libreria di libri non letti, appunto. Proprio per questo abbiamo scelto diversi libri, i libri brevi, i libri che possiamo leggere magari in una seduta di lettura o in una giornata. Quindi ve li faccio vedere, di molti non conosco la trama perché mi sono stati regalati o mi sono stati inviati tempo fa, e quindi magari ve le leggo e ne discutiamo un po' insieme in modo molto veloce, molto chiacchierato. Mi dispiace per le mie condizioni fisiche, ma mi sembrava stupido truccarmi o prepararmi per girare un video. Il primo che vi faccio vedere è Un attimo di tenerezza di Johann Josef Barcelo Bauha, con una prefazione di Maria Victoria Segal e l'epilogo di Alexandre Planas, edito Chimerica, un prezzo di copertina di 13,60 euro. Questa dovrebbe essere appunto una raccolta di poesie molto breve, e infatti consta appunto di 77 pagine, quindi sono delle poesie molto molto brevi, e magari può farvi piacere un piccolo approfondimento o comunque un consiglio di lettura su qualcosa di più di diverso rispetto a dei testi narrativi. Poi Ventennio fascista di Filomena Costa, stavolta si tratta di un libro di narrativa. In un periodo dove la dittatura è imperversa, un uomo e una donna riescono a trovare il loro angolo nel mondo. In un piccolo paesino calabrese, Menuccia, una donna forte all'avanguardia, un ribelle socialista, Giuseppe Leardi, trovano l'amore e la libertà durante il ventennio fascista. Mi sembra davvero molto interessante, infatti ho letto pochi libri ambientati durante il ventennio fascista. Uno di questi è uno dei miei preferiti, ossia Storia di una ladra di libri, quindi mi fa piacere leggerlo. Poi ho preso Victor Hugo, L'ultimo giorno di un condannato a morte. Qui c'è scritto che è un'edizione integrale, una di quelle edizioni della Newton Compton a 1,90 euro, e penso che non ci sia bisogno di presentazioni per questo libro. Semplicemente ce l'avevo in libreria, aspettava da tanto e quindi mi faceva piacere recuperarlo in questa situazione. Poi un romanzo di La strada per Babilonia di Domenico Dentici, Il ragazzo della scogliera, un prezzo di copertina di 7 euro, e si tratta di un autore siciliano. E Francis, un ragazzo confuso, si trova in una stanza bianca. Il passato gli sfugge, non ricorda quasi nulla. Persino il confine tra realtà e sogno inizia a sembrargli sfumato, mentre passa le ore a registrare la sua voce su delle cassette che per qualche motivo ha a disposizione. Fuori, un fuori mutevole e incerto, c'è il mare, c'è la scogliera. Proprio lì, sulla spiaggia, accanto al fuoco, è successo qualcosa che Francis ha il dovere di ricordare. Anche questo è molto breve e mi incuriosisce molto anche dalla copertina. In realtà non ne so nulla, come vi ho già detto. Con questo invece, sempre edito Una strada per Babilonia di Marco Chiaravalle, so qualcosa di più. Ho un po' sforato, si tratta infatti di 194 pagine, noi ci eravamo date il confine di 150 pagine, ma diciamo ce l'ho da un po' e mi faceva piacere leggerlo. Si tratta di un libro che ripercorre un po' la storia di questo protagonista, che è uno scrittore che non riesce più a scrivere, e sinceramente sono sempre stata molto
incuriosita da questo libro, e quindi parlare di blocco dello scrittore in questo periodo potrebbe essere fruttuoso un po' per tutti, anche perché non so se voi lo sapete, ma ogni tanto mi piace scrivere qualcosa, qualche piccolo racconto, buttare su carta i miei pensieri. Poi, sempre della casa editrice Chimeric, solo per te, ma anche no, si tratta di un romanzo rosa. E Ellie è una giovane trentenne carina ma un po' impacciata e poco attenta alla cura di se stessa, che sogna di incontrare il vero amore, quello che riuscirà a farle vedere il campo di margherite gialle, come era successo alla sua amata nonna quando diede il suo primo bacio a quello che sarebbe diventato suo marito. E insomma, potrebbe essere un ottimo modo per evadere un po' dalla realtà di questi giorni. Poi, di Katia Puccio, Tra i miei sogni e la realtà, è della collana Diari e Memorie, Calende della Chimeric, e l'autrice in queste pagine riversa una vita intera dipingendo il ritratto di una donna autentica, tanto nelle sue paure quanto nel suo estremo coraggio. Poi un romanzo anche qui che forse sfora, no, di Giulia Carcasi, Io sono di legno, è forse uno dei primissimi romanzi che ho conosciuto grazie a BookTube nel lontanissimo 2015-2014, una roba del genere. Uno dei primissimi che ho acquistato proprio grazie a BookTube, e non l'ho mai letto, mai praticamente preso in considerazione. L'avevo comprato, poi non mi è mai venuto in mente di iniziare a leggerlo, quale miglior motivo per farlo. Di Virginia Woolf, di cui non ho mai letto nulla effettivamente, La signora Dalloway in Bond Street e altri racconti. Qui dice edizione integrale, ma so per certo che non è così, però insomma può sempre essere uno spunto per iniziare a leggere Virginia Woolf. E poi di Jane Austen, che mi piace davvero molto, i Watson. Questa, come sempre, dice di essere l'edizione integrale, ma non lo so. Poi di Richard Bach, Il gabbiano Jonathan Livingston. È veramente un libricino molto molto piccolo, con diverse illustrazioni, è molto famoso, molto conosciuto, quindi magari recuperarlo in questo periodo. Comunque è sempre un libro da recuperare. L'amico ritrovato di Fred Ullman, anche questo mi è stato consigliato diverse volte, sia per scuola che diciamo su YouTube o su Instagram, ma non avevo anche dimenticato di averlo in libreria. Io non l'ho mai acquistato ancora, il prezzo in lire, quindi probabilmente sarà stato un acquisto dei miei genitori. E dovrebbe essere la storia di un'amicizia di due ragazzi, un ragazzo ebreo e un ragazzo tedesco, e non so molto altro. So che fa piangere, però. Certo, in questo periodo non fa benissimo, però. Poi La linea nera di Joseph Conrad. Non ho mai letto nulla di Conrad, so che comunque è un ottimo autore, che ha scritto appunto Cuore di Tenebra, ma io non l'ho mai affrontato. Invece un libro che mi incuriosisce tantissimo è Pendulum, la trilogia del tempo, di Francesco Rollone, edito Giovanni Holden. Anche qui forse è un po' sforato, no? Comunque mi incuriosisce da sempre questo libro, ma non ho mai trovato il momento giusto per farlo, e quindi questo mi sembra il momento più adatto. Poi in realtà questa è una rilettura, perché l'ho già letto e mi era anche piaciuto moltissimo, Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde di Stevenson,
e voglio rileggerlo perché mi era piaciuto molto. E in realtà non ricordo molto bene la prosa di Stevenson, quindi mi fa piacere riaffrontarlo essendo molto sottile. Poi, sempre di Conrad, ho Tifone, probabilmente non vedrete niente, in questa edizione piuttosto strana che ho ritrovato in casa. Non conosco la trama, ma comunque l'autore, la fama dell'autore precede questo libricino. Un altro libro di edito Giovane Holden, La rosa nera di Silvia Colonna. Avvissia, 25enne impiegata, piace acquistare materiale scolastico, colpita dalla rosa nera in copertina, decide di regalarsi un diario da usare come agenda. Da quel momento, attormentata dallo stesso incubo, ogni notte sogna il nulla. Tutto cambia grazie a una webserie dove vede un ragazzo scrivere in un diario identico al suo e tutto ciò che lui scrive diventa realtà. Mi sembra veramente molto intrigante e è un ottimo motivo per conoscere degli autori italiani che purtroppo non sono particolarmente conosciuti. Poi Il sempreverde, quando siete felici fateci caso, di Kurt Vonnegut, una raccolta di discorsi tenuti da Vonnegut durante le cerimonie dei laureati, e niente, sono sicura che farà riflettere parecchio perché so che molti lo amano. Gli ultimi due, sempre Chimeric, entrambi narrativa di Giampaolo Limardi, Il sorriso di un arcobaleno, e ambientato nella provincia romana, parla di quest'uomo che praticamente si trasferisce in Brasile e conosce un nuovo modo di vivere e comincia a capire che effettivamente la provvidenza è pronta ad aiutarlo. E poi quest'altro, Ho imparato a volare lontano da qui, di Michela Asiafoti. È la storia di due anime che si incontrano e per un attimo sono completamente in sintonia. Le loro vite vengono poi stravolte da avvenimenti inaspettati, da dipendenze difficili da sradicare, da emozioni e reazioni intense, tanto da provocare una totale rottura tra queste due anime con un epilogo inaspettato. Spero vivamente che questi libri vi siano piaciuti o comunque vi abbiano incuriosito o perlomeno intrattenuto. Fatemi sapere voi cosa leggerete in questo periodo. Io saluto tantissimo Eleonora e come al solito è veramente una persona dolcissima che pensa sempre a me in queste situazioni. E non so se riuscirò a registrare qualcos'altro durante questo periodo di quarantena. Ho approfittato perché mi trovavo sola in casa per veramente pochissimo e quindi niente. Vi mando un grosso saluto e ci teniamo in contatto magari su Instagram, che è un po' più facile e immediato.